Ivana Di Martino, questo progetto perché è stato messo in campo, diciamo? Allora, circa 6 mesi fa, 7 mesi fa, decisi di fare questo nuovo progetto. È la mia terza impresa in 3 anni e ho deciso di fare da Ventimiglia fino a Muggia, confine Slovenia, per diversi motivi. Il progetto si chiama Resistrun, resistere per esistere. È nato in un periodo molto particolare della mia vita, in quanto ho subito una bruttissima aggressione il 29 ottobre del 2014, e da lì ho deciso di fare questa avventura, appunto, resistere all'esistenza. Sarebbe proprio andrò da ovest a est, quindi da Ventimiglia a Muggia, dal tramonto all'alba, dal buio alla luce, no? Un nuovo modo per ritrovare un po' di energia vitale. E siccome sono ambasciatrice di Dinamo Camp, ho deciso comunque di aggregare, diciamo, questa, di sostenere Dinamo Camp. Dinamo Camp è un campus che c'è, un posto, diciamo, ricreativo, dove i bambini che hanno diverse patologie, soprattutto tumorali, possono stare una settimana all'interno di questa oasi del WWF meravigliosa, in cui possono giocare liberamente, ovviamente aiutati da medici volontari, da infermieri volontari, educatori, in cui possono fare una settimana senza genitori e possono passare una settimana allegra, in allegria e senza pensare alla loro malattia, che Cioè, questa è la cosa, una vacanza, proprio una vacanza. E quindi è proprio questo motivo per cui, ecco, appunto, ho parlando un attimino degli intrapreso. aspetti tecnici dell'impresa, quanti chilometri sono e quante tappe faranno? Ok, sono 8 tappe in 8 giorni, e ogni tappa farò circa 90 km al giorno, per un totale di 700 km in 8 giorni. Quindi è un vero C'è record, anche nessuno molto l'ha molto mai fatto. dislivello Abbastanza, nella parte soprattutto negra. nella parte degli Ah, Appennini, sì. sì. Va bene.